Le migliori esperienze di Halloween a New York. Bentornati nel canale di Chiarelli di Boss. Per contenuti, servizi, anteprime, consigli su New York e Stati Uniti d'America, ma anche viaggi al femminile, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Oggi parliamo di Halloween a New York, che è in assoluto uno dei periodi più belli e divertenti dell'anno per visitare la città. Non solo per le centinaia di esperienze ed attività che offre la Grande Mela, ma anche per l'inizio del foliage in cui New York si dipinge completamente di arancio e marrone. Ma quali sono le cose da fare ad Halloween a New York e le esperienze più belle da provare in questo periodo nella Grande Mela? Partiamo dal ritorno del Pumpkin Arch al Pier 17, che è un arco costituito da centinaia di zucche incagliate. Si trova sull'East River con una vista meravigliosa sul ponte di Brooklyn e Brooklyn e sarà disponibile tutti i giorni fino al 7 novembre. Gratuito, ci sarà un sacco di fila perché negli anni questa esperienza sta attraendo sempre più persone, è diventata comunque una cosa famosa da fare ad Halloween, scattare una foto col Pumpkin Arch. Secondo me il momento migliore è la notte, quando è tutto illuminato e anche l'arco dà proprio questo senso di spooky a New York. Continuiamo con il Great O' Lantern Blaze, è una delle mie esperienze preferite da fare ad Halloween a New York. È un percorso fatto di statue e queste statue sono costituite da zucche incagliate, tutte illuminate. Il totale di questo percorso prevede più di 7000 zucche. Sono due location per questa esperienza, una upstate New York, nella Hudson Valley. Questa è una buona idea per chi volesse andare, per esempio, a fare una giornata fuori, un road trip di un giorno o addirittura anche un weekend, visitando anche delle fattorie dove fare, ad esempio, apple picking, quindi raccogliere mele, e godersi una bella giornata anche esplorando la zona, bevendo un buon bicchiere di vino. L'ultima volta che ho fatto apple picking, un paio di anni fa, ero stata da Fishkill Farm, mi sono divertita tantissimo, una fattoria meravigliosa, fanno dei bei tour per apple picking, fanno quindi scegliere che tipo di mela vuoi raccogliere e c'è tutta una sezione per food and drinks. E non lontano da là un vigneto dove godersi il tramonto, il vino locale e anche un po' di pizza. Tornando al Jack O' Lanterns, che si può fare appunto con una gita in giornata o addirittura un'escursione serale, l'altra location disponibile è quella di Long Island. Si consiglia di prendere i biglietti online, soprattutto perché la location di Long Island non dà accesso a biglietti al baldacchino. Long Island sarà disponibile fino al 5 novembre, mentre Hudson Valley fino al 19 novembre. Biglietti per gli adulti costano $32, $24 per bambine e ragazzi dai 3 ai 17 anni, gratuito sotto i 3. Un'esperienza che ancora non ho mai fatto è Halloween all'Oculus, la struttura di Calatrava nella parte finanziaria di New York. Sarà disponibile fino al 1 novembre ed è una vera e propria casa stregata che prenderà il controllo del centro dei trasporti e dello shopping, una serie di stanze a tema coinvolgenti, super Halloween vibe. Una misteriosa tana dei vampiri, un cimitero di film horror, un campo di zucche al coperto. Per questa esperienza $40. Anche questa, un'attività o esperienza interessante da fare sotto il periodo di Halloween, è quella del giro delle catacombe a Little Italy a Manhattan. Il tour delle catacombe, di cui lascio il link qua sotto nell'info box, viene fatto nella vecchia basilica di San Patrizio downtown, appunto nella Little Italy di Manhattan, da circa un'ora e mezzo, e si va ad esplorare il dietro le quinte della vecchia cattedrale, dove si scopre l'ultima dimora dei newyorkesi nelle uniche catacombe cattoliche che c'erano a New York. Siamo arrivati ad una delle quattro entrate delle catacombe della vecchia basilica di San Patrizio a Little Italy. Sepolte qua sotto nelle catacombe ci sono tantissime famiglie irlandesi, principalmente ce n'è solo una, venivano dal Ticino, dalla Svizzera, la famiglia del Monicos, coloro che da una pasticceria hanno creato il ristorante, il primo ristorante degli Stati Uniti d'America dal 1837, è stato anche il primo ristorante dove le donne finalmente e autonomamente potevano mangiare da sole. Il tour delle catacombe è disponibile tutto l'anno su prenotazione ed è adatto a coloro che amano la storia, vogliono scoprire una New York insolita e parlano inglese. Lascio il link per prenotare qua sotto nell'info box. E se vi chiedete cosa stanno facendo nel giardino quelle pecore, sono delle ospiti speciali del giardino della vecchia cattedrale di San Patrizio, ogni anno tra settembre e ottobre.
quest'anno arrivano dagli Hamptons. La basilica è aperta ogni giorno per funzioni sia in inglese che in spagnolo. Per gli orari aggiornati consultate il sito ufficiale che lascio qua sotto nell'info box. E per altre esperienze uniche ed inedite a New York, consultate le mie guide al link che vi lascio qua sotto nell'info box. Da non perdere le infinite case addobbate tra Upper West e Upper East Side, ma anche un sacco di parti di Brooklyn, Chelsea e in giro per la città. Le case in assoluto più decorate però sono appunto quelle dell'Upper East Side e l'Upper West Side, di cui farò un post dedicato sia su Instagram che sul blog, con tutti gli indirizzi delle location. Siamo arrivati al 21 ottobre e nell'East Village c'è la Tompkins Square Park Halloween Day Parade, una parata di cani mascherati in tema Halloween. Purtroppo la parata dei cani che si sarebbe dovuta svolgere il 21 ottobre è stata cancellata. In alternativa potete partecipare alla Dog Day Halloween Parade il 30 ottobre dalle 11 alle 2, questa a Washington Square Park. Un'esperienza super da non perdere è una tra le 6 crociere del Foliage. Lascio tutti i link utili per la prenotazione qua sotto nell'info box. Ci spostiamo sull'isola di Governors Island per 2 weekend di festival della stagione autunnale, nonché il Pumpkin Point, un evento gratuito che avverrà il 21, 22, 28 e 29 ottobre, dalle 10 di mattina alle 5 di pomeriggio. Ricordo che per esperienze esclusive, cosa fare nei 5 distretti a New York, 50 posti dove mangiare, speakeasy, rooftop e dove alloggiare, ho creato delle guide digitali, il cui link verrà messo qua sotto nell'info box. Se vivete a New York ma volete scoprire di più della città dove vi trovate, o addirittura se volete tutte le informazioni raggruppate in un unico PDF invece che in 1000 note e screenshot. Il 26 ottobre arriverà anche il Pumpkin Flotilla, che è un evento che capita a Central Park nella parte nord-est, esattamente all'altezza della 110ª strada. Ogni anno dalle 4 alle 7, oltre alla musica, ai DJ e un sacco di attività, si mettono queste zucche incagliate dentro il lago, il Harlem Mare, e si lasciano galleggiare fino a che non arriva il buio. Last but not least, la famosissima e richiestissima, visitatissima Halloween Parade! Il 31 ottobre. È una delle parate più colorate e pazze dell'anno e anche l'unica parata dove tutti possono partecipare a patto che siano mascherati. Quindi anche voi potrete sfilare se avrete una maschera addosso. Avviene sempre nel West Village, sulla 6th Avenue. L'altezza è a partire da Soho e si sfila verso nord. L'inizio è sempre verso tra le 7 e le 8 di sera. E per ottenere le migliori posizioni bisogna arrivare almeno un paio d'ore prima. Quindi già dalle 5:30-6 mi dirigerei in zona per prendere una delle posizioni migliori, che potrebbe essere West 4th Street, West 8th Street, dipende quello che volete avere come sfondo. Ho scritto un articolo a riguardo per avere maggiori dettagli di informazioni sulla parata di Halloween. Lo trovate nel blog e lo lascio anche qui sotto nell'info box. So anche che il Giardino Botanico del Bronx e lo Zoo del Bronx avranno delle attività e degli eventi dedicati al periodo di Halloween. Per tutte le informazioni in anteprima e novità da New York, iscrivetevi alla newsletter visitando il sito www.newyorkcityforever.com e riceverete almeno una volta al mese tante 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 info dalla città che non dorme mai. E fatemi sapere se queste informazioni siano state utili e che esperienze farete ad Halloween a New York. Per oggi è tutto da Chiara Lady Boss a New York. Bye!